Amiche e amici di Rossini TV, buona serata a tutti, benvenuti in questo speciale che abbiamo realizzato a Pesaro con la Camera di Commercio. Si tratta di un tour che poi si svilupperà nelle altre sedi regionali della Camera di Commercio per parlare di fondi, per parlare di economia, per parlare di investimenti in questa fase così difficile per tutte le imprese della regione. Siamo di nuovo qui in corso 11 settembre, sopra di me ci sono i balconi che sono stati inaugurati l'anno scorso, quindi è davvero un punto dal quale già la Camera di Commercio aveva iniziato un discorso nuovo con i suoi associati. Anche l'anno scorso furono diversi incontri in tutte le sedi regionali per illustrare i programmi della Camera di Commercio, sempre presente e con grande attenzione per le imprese che aderiscono a questa associazione. È davvero un momento importante per tutti, per l'economia, per tutti quanti. Sappiamo quanto è difficile in questo momento poter pensare di ripartire. Buona visione a tutti. Ed eccoci qui col vicepresidente della Camera di Commercio Marche, pesarese puro sangue, Salvatore Giordano, anche lui molto attento. Abbiamo letto qualche giorno fa un'intervista dove entrava proprio nel dettaglio delle difficoltà economiche che le imprese stanno vivendo in questo momento. Credo che le difficoltà di oggi siano sotto gli occhi di tutti. Noi stiamo assistendo ad un fenomeno molto triste, perché i famosi cigni neri si stanno ripetendo e osservando con frequenza. Tentavamo di uscire da una pandemia ancora non abbandonata, abbiamo iniziato ad avere una crisi energetica che con la guerra in Ucraina si è ulteriormente incrementata, e stiamo rischiando di avere una recessione, conseguenza anche del fatto che c'è molta inflazione in giro, stiamo raggiungendo cifre che pensavamo di non raggiungere più con tutte le politiche di stabilità che in questi ultimi anni erano state fatte. Quindi bisogna stringere i denti, resistere e confidare che si possa quanto prima trovare una via d'uscita che metta, diciamo, il mercato del gas e dell'energia elettrica in una condizione di normalità, abbattendo per quello che è possibile tutti gli interventi speculativi che comunque non mancano. Camera di Commercio è presente sul territorio, è presente vicino alle aziende, vicino alle imprese, e lo dimostra anche questa iniziativa itinerante in tutta la regione. Ma la Camera di Commercio è un'istituzione pubblica a servizio delle imprese e destina i contributi, che poi sono il risultato del versamento delle quote che pagano le aziende obbligatoriamente iscritte alle Camere di Commercio, e destina quindi queste risorse per alleviarle nelle sofferenze, se vogliamo nel dolore. In questo momento quindi sono state allestite misure che hanno lo scopo di contenere il più possibile l'impatto dei costi delle bollette e aiutarle finanziariamente anche attraverso, diciamo così, il rafforzamento della collaborazione con la Regione. Oggi è una testimonianza significativa la presenza del presidente della SVEM, che inizia da Pesaro a presentare la possibilità di aprire uno sportello a Pesaro, ma lo farà in tutte le province marchigiane, con lo scopo di dare testimonianza che tra la Camera di Commercio, la Regione e quindi la SVEM, che è la finanziaria della Regione, si possano essere tutte le sinergie possibili a vantaggio delle imprese e della nostra comunità. Presidente Gino Sabatini a Pesaro, qui nella sede della Camera di Commercio di corso 11 settembre. Ovviamente non poteva essere altrimenti, è stato tante volte nella nostra città. Riparte da qui questo tour della Camera di Commercio regionale, che poi toccherà tutte le sedi sparse nelle varie città, anche per spiegare quello che si farà per ovviare a questa così difficile situazione economica. Sì, la Camera di Commercio come sempre vuole essere al fianco del sistema imprenditoriale delle Marche. Ripartiamo da Pesaro, perché Pesaro per noi è quella sede dove le attività produttive in questo momento hanno delle difficoltà importanti, con l'aumento dei costi energetici, con purtroppo tutto quello che è stata l'alluvione proprio nelle ultime settimane, e da qui volevamo partire con delle iniziative nuove, ovvero questa collaborazione che abbiamo messo in campo con il presidente Santori della SVEM, che l'ha partecipata alla Regione Marche, che tratta tutte le linee europee, i bandi,
e far sì che possano avere qui un ufficio di rappresentanza come SBEM, con del personale che su appuntamento possono poi dopo informare gli imprenditori. Oggi più che altro abbiamo notato che gli imprenditori hanno bisogno di informazione, vogliono essere resi edotti dei vari finanziamenti che ci sono in atto. Finanziamenti che servono oggi più che mai per sviluppare quelle idee imprenditoriali che magari sono nello stato embrionale, stanno partendo e debbono essere messe in campo. I fondi ci sono, lo abbiamo sempre detto, dobbiamo essere capaci a sapere gestire al meglio la progettualità delle imprese. Questo lo possiamo fare soltanto con una collaborazione molto forte con questa filiera istituzionale che con il presidente Acquaroli abbiamo messo in campo tra Regione Marche, Camera di Commercio e le società partecipate. Oggi iniziamo con il presidente Sandori della SBEM, che si è reso subito disponibile, ha dato un cambio nuovo a questo ente che aveva la regione, diciamo il trend imprenditoriale, il presidente Sandori è un imprenditore, perciò ha dato quel trend di velocità per trovare la sinergia e essere sul territorio a fianco delle imprese. Abbiamo tanto da mettere in campo dal PNRR, dai fondi europei, da tutti i fondi che arriveranno anche purtroppo da questa calamità che noi abbiamo avuto. Abbiamo subito scritto a Roma, all'Union Camere, nella veste mia di vicepresidente Union Camere, proprio per avere delle risorse per questi territori. Il presidente Prete lo ha messo nel primo comitato esecutivo che avremo lunedì, dove ci saranno dei fondi proprio destinati alle aree alluvionate delle Marche. Da qui vorremmo iniziare il nuovo percorso. Perciò lo chiuderei in questo modo: informare per far sapere quello che le Marche di bello hanno e quello che le Marche, le istituzioni marchigiane, stanno mettendo in campo per gli imprenditori. Più informeremo gli imprenditori, più veramente la macchina economica delle Marche ritornerà a quel più che veramente è tanto atteso da tempo. Siamo col presidente SBEM, Andrea Santori. Una domanda divisa in due tronconi. La prima: di cosa si occupa esattamente SBEM e come pensa di intervenire in questo momento, in questa fase così difficile per l'economia delle imprese marchigiane? Allora, Sviluppo Europa Marche è il braccio operativo della regione, quindi noi oggi siamo qui per far capire, per costruire insieme alle imprese e ai professionisti quelli che saranno i prossimi bandi che stiamo appunto predisponendo. Quindi, come spesso dico, bisogna invertire la freccia, quindi non più bandi calati dall'alto, ma bandi che devono essere condivisi sui territori con le imprese che rappresentano varie espressioni del mondo produttivo. Questo strumento della regione interverrà in maniera concreta per aiutare chi magari è in difficoltà? Sì, oggi il direttore del Confidi Unico esporrà quelle che sono le iniziative che verranno approvate settimana prossima in Consiglio regionale relativamente al credito. Quindi una prima iniziativa che abbiamo messo in campo con risorse importanti è quella destinata al pagamento degli interessi per la nuova liquidità per le imprese colpite dall'alluvione, per consentire loro di riattivare immediatamente quei macchinari che sono stati colpiti. Quindi fino a 100.000 euro di finanziamenti gli interessi non verranno pagati e ci saranno 2 anni di preammortamento. Quindi il capitale non si paga, gli interessi fino a 100.000 euro saranno pagati dalla regione e verranno spalmati appunto su 8 anni. Quindi un grosso vantaggio, sicuramente è qualcosa che può permettere a tanti di poter riprendere. Abbiamo visto quanto sono disastrate le zone della nostra provincia, ma non solo. Quindi è chiaramente un segnale ulteriore di come la regione sia molto attenta a quello che succede poi sul territorio. Sì, siamo qui oggi appunto per capire le effettive necessità nell'immediato, ma per costruire anche un percorso nei prossimi anni che abbiamo di fronte con tutti i fondi che abbiamo, PORFESR e FSE, che saranno fino al 2026. Quindi questa è la nostra missione e quindi è un'attività che inizieremo qui a Pesaro, ma che poi divulgheremo e faremo successivamente in tutte le province della Regione Marche. Thank you.
Questa è una vera e propria collaborazione con la Camera di Commercio, un evento importante e la dimostrazione di come poi le associazioni, tutte, comprese CNA, siano davvero molto vicine alle imprese in questo momento di economico così difficile da affrontare per tanti motivi. Sì, io penso che la Camera Commercio, che è proprio espressione delle associazioni di categoria nei momenti più bui delle attività economiche in questi anni, sia sempre stata al fianco degli imprenditori, con bandi dedicati, con anche soldi a fondo perduto messi per le imprese. In questo momento, dopo la tragedia dell'alluvione, soprattutto, ulteriori situazioni, ulteriori soldi messi a disposizione degli imprenditori. Ovviamente l'evento di oggi serve per agevolare gli imprenditori, per rendere la possibilità di accesso ai bandi molto più semplificata, perché quando c'è una situazione di emergenza l'imprenditore non può perdere tanto tempo nella compilazione dei moduli, nel capire quali sono i bandi a cui può accedere e quali no. Quindi questo servizio di consulenza può soltanto agevolare in un momento così delicato le imprese, e quindi io penso che la Camera di Commercio e le associazioni di categoria in questo momento, con questo progetto, rispondano pienamente alla loro mission. Alessandro Ligurgo, il direttore di Confesercenti, anche lui presente a questo appuntamento organizzato dalla Camera di Commercio, a testimonianza una volta di più della importanza della sinergia fra le associazioni per sostenere le imprese del territorio. È fondamentale. Oggi, se non c'è sinergia, se non c'è rete, se non c'è compartecipazione da parte di istituzioni con le associazioni di categoria, oggi è molto difficile andare avanti, sostenere le imprese ed essere veramente competitivi. Questa di oggi è una bellissima presentazione di un ente non nuovo, ma nuovo nelle sue attività. Le premesse sono molto buone, sono premesse e promesse di sburocratizzazione, di snellezza nella burocrazia, di velocità. Ecco, queste premesse ci confortano tanto e siamo molto fiduciosi nel progetto. Ed eccoci qui, si è conclusa la mattinata organizzata dalla Camera di Commercio, scendiamo le scale. È stato davvero tutto molto interessante. Perché? Perché sono state offerte risposte e strumenti concreti. Strumenti concreti, la SVEM, controllata dalla Regione Marche, si occuperà in maniera pragmatica, in maniera molto concreta, di facilitare la vita alle imprese, sia elargendo fondi, ma soprattutto facilitando tutta quella che è la parte amministrativa. Un momento davvero fondamentale, perché sappiamo perfettamente quanto sia difficile oggi poter pensare ad affrontare un futuro alla vigilia di un inverno che sarà davvero una prova del 9 per tantissime imprese. Quindi davvero serve l'aiuto delle associazioni, l'aiuto della Camera di Commercio. Noi abbiamo avuto l'aiuto di Davide Pagnini per la sua meravigliosa parte tecnica. Vi lasciamo al proseguo della serata. Rossini TV è sempre con voi.